tra quelli che venivano chiamati i giovani designer italiani, e questo poi è oggetto di un'altra domanda, tu sei quello che è riuscito, diciamo, a trovare una posizione più chiara, ma anche, bisogna dire, a rispondere precisamente alle esigenze delle aziende. Quindi, che cosa è successo? Cioè, rispetto a una radicalità dell'inizio, hai adottato un approccio più adatto al lavoro industriale? Penso che probabilmente, quando mi sono trasferito a Stoccolma, il fatto di assorbire anche altre culture, altri modi di vedere anche il progetto, con un approccio che, diciamo, soprattutto in Scandinavia, nel lavoro che noi facciamo, è molto mirato al prodotto. E probabilmente ho cercato di applicare quel tipo anche di approccio che ho visto e che ho capito che funzionava in quei paesi, e ho cercato di applicarlo anche qui in Italia e nel resto del mondo. E quindi probabilmente solo il fatto di riuscire a combinare un'attitudine dove si collabora e si chiede all'azienda non solo ricevere il brief e rispondere, ma proprio di avere una discussione aperta per analizzare i problemi e cercare di risolverli, mi ha portato probabilmente ad avere questo tipo di approccio. Quindi, tra gli estremi della grande distribuzione e del design in galleria, quali sono ancora le possibilità per il design industriale? Ci riconosciamo ancora nell'industria che produce o bisogna trovare un'altra strada? In italiano, prima di chiamare tutto design, noi chiamavamo la nostra professione, la nostra disciplina, disegno industriale. Quindi disegno industriale per me vuol dire che disegni per l'industria. Se non c'è industria, per me è un po' difficile capire cosa stiamo facendo. Quindi non è una critica contro l'art design o altre cose, però io non mi ci rivedo molto in quella situazione. Ho fatto delle installazioni anch'io dove magari si poteva intravedere un... però ho sempre cercato di lavorare più con una progettualità legata magari a un artigianato di serie, ma non ho mai avuto nemmeno la più... non mi è mai passato per la mente di creare degli oggetti d'arte, anche perché per me l'arte è qualcosa che non ha confini, il design ha bisogno di confini. Bene, allora noi ringraziamo Luca Nichetto e, come diceva Gio Ponti, che è il maestro dei maestri, viva l'Italia! Viva l'Italia, assolutamente!